In questo video, ragazzi, ci proviamo tre batterie 48 colpi 20 mm di Allevi, ragazzi. Top quality qua. Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti a Pirotecnica alla Torretta. Io sono Nico, in camera abbiamo Sam. Bella, ragazzi. Stiamo provando delle 48 colpi Allevi pressate. Sappiamo che le pressate c'è sempre molto sarà, come non sarà, questa è piccola, i colpi più piccoli, e andiamo a vederla. Allora, guardiamo subito. La prima è seminatore al tramonto. Perfetto. Questa Allevi sembrano dei quadri di Van Gogh. Ma infatti le grafiche sono ispirate proprio a quello, notte stellata e salici al tramonto. Perfetto, vediamo al volo i grammi. Sarà salici, chi lo sa? Vediamo i grammi, che ovviamente dovrebbero sono essere sempre 346. 346. Sono tutte uguali, tutte 346, tutte allora, 48 colpi 20 mm. Non voglio dire, però il buchino le scappelliamo? Mi sembra un filo piccolino, così. Scappelliamole, dai. Il filo mi sembra un filino piccolino, ragazzi, il buco, però sai che secondo me invece però è una percezione che ti danno perché non vedi i tubi, perché non vedi i singoli tubi, però può, ragazzi, essere. Io le ho già provate tempo fa, me le ricordo carine, spero che siano ancora così, spero che non siano state cambiate. Vediamo, perché io ho un brutto ricordo di una di Tianese. Ma quelle erano le 18 mm pressate, raga, era una roba, ma quelle era fogna veramente da sbarco, cioè, mentre queste qui veramente robaccia. Sono veramente curioso di provarle, direi che non parliamo troppo, ricordiamo solo che possono essere acquistate su Piro col codice PLT5, 5% di sconto su tutto il sito, quindi esattamente. In caso comunque scriveteci in privato per info, non c'è nessun tipo di problema. Andiamo a provare. Sì, e la cosa che mi sento di dirvi ancora soltanto prima di andarle a provare, ragazzi, vale veramente la pena, secondo me, spendere un pochettino di più per avere materiale di qualità. Allevi costa un pochettino di più, ma col codice PLT5 arrivate molto vicini al costo che ha una classica 49 colpi 20 mm e comunque la qualità di queste qua, ve lo assicuro, sarà più alta, ma tra poco lo vedremo. E direi, ragazzi, anche votateci nei commenti, secondo voi quale sarà la migliore? Seminatore al tramonto, mettiamola anche in ordine di stiro, notte stellata, seminatore al tramonto e salici al tramonto. Ce l'ha su col tramonto, io signora, prendo lei. Ti prendi salici, vero? Salici. Io notte stellata, va. Notte stellata? Sì, mi ispira a romanticismo. Sarà ovviamente lei la più bella. Po' palese, 100%. Dai, andiamo in rampa di lancio. Let's go. Ready. Fight. Vai, let's go. Iniziamo con la notte stellata. C'è. Partita. Notte stellata. Lo stavo. Eccola. Bella, raga. Mamma mia, che glitter che lascia. Arancione, fantastico. E poi colore verde. Wow. Bellissima, raga. Altro che 20 mm, 18. Bellissima! Seminatore al tramonto. Seminatore al tramonto, 48 colpi, 20 mm, ragazzi, di Allevi. Eccola, raga, seminatore al tramonto. Che ritmo. Bello. Che poesia. Poesia Allevi. Potrebbe aver vinto quella... quella che non ha scelto nessuno. Salici al tramonto, questa è la preferita di Nico, lo ricordo. Eccola, salici al tramonto. Più o meno. Bello, che blu.
mia. Woo! Fischio. Belle belle. Faccio veramente un po' fatica a scegliere la migliore. Io, come al solito, non prendo la mia perché no. I glitter bianchi, sai che non sono un fan. Ah. Tolte le prime 3, 5, 6 volate di salici, sì. La fine, e in mezzo c'è tutta la parte che a me non fa impazzire. Vero, tanti, e tanti prendo glitter. Questa. Quella, la esclusa. L'esclusa, lei la mia prefe per ora. Io faccio veramente fatica, ragazzi, a sceglierne una tra le tre, perché sono tutte e tre veramente di altissima qualità, ma io veramente lei. Alta. Comunque, guardate, non si è bruciato niente. Sì, no, è classiche perfetta. Pressate, rimangono belle intatte. Aspetta, classiche pressate di alta qualità. Esatto. Cioè, pressata e pressata. Che dite, raga? Che dite nei commenti? Ne abbiamo persa una, ma vabbè, dov'è? Sì, è laggiù in rampa di lancio, dopo la recuperiamo. Dopo la recuperiamo. Io devo dire che invece resto sulla mia, quella che ho scelto come preferita, Notte Stellata, perché aveva il Ghost arancione. Sapete, ragazzi, che io sono un grande fan del Ghost. Il Ghost arancione più il verde, le lucine verdi. Comanda. Forse hai ragione tu, forse a sto giro hai vinto, forse a sto giro mi hai battuto. O forse di no, nuovo. Ragazzi, ditecelo nei commenti, diteci qual è stata la vostra preferita. E ragazzi, io vi ricordo che è arrivato il nostro merchandise Pirotecnica La Torretta, felpa, PLT, Pyros Not a Crime, super aggressive per andare a sparare, per andare allo stadio, per andare dove volete, ma ci sono anche gli accendini, le t-shirt che le abbiamo sotto e non le tiriamo fuori perché è uscito un pochettino di freschino, e i cappellini, bravo. Detto questo, ricordatevi su Instagram, Telegram, TikTok, YouTube e X di, se volete seguirci, ci date una grande mano per continuare a portare video, perché non stiamo andando a mangiare un hamburgerino dove facciamo la recensione, stiamo sparando 80 euro di batterie così, esatto. De botto, quindi... Sì, in questo video ne sono andati 69, meno il codice PLT5, sul sessantino. Quindi siamo. Se volete acquistarle, codice sconto PLT5 su tutto il sito Pyroworks. Detto e questo, devo essere onesto, ragazzi, qua siamo sulla stessa fascia di prezzo delle 49 colpi 20 mm. Questi, ragazzi, sono competitor diretti delle classiche 49 colpi 20 mm Gold Dragon, Piromagia, piuttosto che altri brand. Io spero che si sia visto a video, perché sì, il video parla per sé, sì. Ma il livello è un altro, ragazzi. Cioè, col codice PLT5 ve le pigliate a un euro in più delle altre. Ma sti cazzi, queste sì, tutta raga, la no, vita. Sono, ma a parte che sono perfette, non hanno fatto un filo di fumo di troppo né ma niente. Ma poi vedi anche il ritmo, che ne spara uno, poi sì. Ne spara due, poi ne spara uno, sì. Poi ne spara due. Sì, 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 poi sì. C'è la volata che la spara mitragliata. Cioè, c'è uno studio dietro queste batterie, non sono colpi messi lì alla cacchio per fare bordello. Sì, vero. C'è anche lo studio dell'alternanza degli effetti, palma blinker. Se invece volete fare bordello, non comprate queste. Se volete qualità, anche siamo se qua. Mi viene da dire, raga mia, dovete fare bordello, cioè buttatecelo un euro in più. Cioè. Sì, infatti, almeno fate bordello più bello, vabbè. Esatto. Grazie ragazzi, al prossimo. Sì. Prossimo video, ragazzi. Let's go.